Sì, prova uno, due. Ho voglia di quell'hamburger tanto. Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi vado a recensire insieme a voi questo microfono davvero performante, dal design impeccabile. Sto parlando del Rode NT USB. Questo è il nome del modello, ma prima di iniziare con la recensione vi invito ad iscrivervi al canale perché usciranno nuovissime recensioni di prodotti tecnologici davvero interessanti. Andiamo a vedere insieme il microfono, ma fatemi fare una premessa. L'ho acquistato su Amazon ad un prezzo veramente eccezionale di circa 170 euro. Vi lascio quindi il link in descrizione sperando che lo troviate anche voi a questo prezzo, e vi dico già che non dovete confondervi con il fratello più piccolo, che si chiama Rode NT USB Mini. Quello più piccolo differisce comunque per le dimensioni, alcune caratteristiche strutturali, l'assenza del filtro antipop che qui è presente, il piedistallo è rotondo, qua invece ha un treppiedi. Comunque cambia anche qualcosa in termini di prezzo. L'ho pagato sui 170 euro, ma il prezzo differisce, potete trovarlo sui 240 euro. Sto parlando sempre del Rode NT USB, quindi ci vuole un po' di fortuna ovviamente, ma iniziamo subito con la recensione. Parto col dirvi che questo microfono è ottimale per andare a fare doppiaggi in casa, podcast, per usarlo come registrando video, che ne so, su Twitch, su YouTube. Adesso io sto registrando con l'audio della videocamera, una Canon, ma successivamente andremo poi a fare un test proprio audio e vedere la differenza. Quindi è un microfono che va bene veramente per la vita di tutti i giorni, per chi lavora magari con YouTube, per chi appunto è interessato a fare voice over, doppiaggi, o anche per chi, perché no, vuole cantare, vuole registrare quindi i propri pezzi. È un microfono interessante per una cosa, soprattutto per il fatto che c'ha un cavo USB. Sono 6 metri la lunghezza del cavo, e la peculiarità di questo microfono è il fatto che non c'è bisogno di una scheda audio a parte, di un mixer eccetera, ma semplicemente, vi faccio vedere intanto la lunghezza del cavo, 6 metri, si va ad attaccare semplicemente con, come potete vedere, l'attacco USB al computer, alla porta del computer. Io sto usando in questo momento un MacBook Air, potete attaccarlo comunque a qualsiasi porta USB di qualsiasi modello di PC, e successivamente con dei programmi come ad esempio Audacity, Final Cut, GarageBand e qualsiasi altro programma, potete andare a registrare direttamente l'audio senza quindi altri accessori. C'ha all'interno una scheda audio integrata, tra l'altro ve lo faccio vedere adesso da vicino, che vi permette appunto anche di ascoltare, qua sul lato potete vedere, di ascoltare in tempo reale la voce che state registrando, quindi attaccando semplicemente su questa entrata jack delle cuffie, le vostre cuffie. In questo caso io non ho ancora con me delle cuffie nuove che coprono appunto le orecchie, quindi uso queste qua in ear, ma si sente comunque anche con questo, con queste cuffie, il suono senza problemi. Quindi si va a inserire, poi potete ascoltare il vostro parlato in anteprima, quindi è una cosa veramente interessante, non dovete stare lì a stoppare la registrazione, riascoltare tutto eccetera. Quindi voi attaccate le cuffie qua, sentite direttamente l'audio come poi uscirà effettivamente al PC, e potete ovviamente sentire anche il suono di sottofondo, mi avvicino un attimo, che è riprodotto al computer. Il tasto sopra vi permette di regolare il volume di uscita che sentirete in cuffia del microfono, della vostra voce, del computer. Se girate a sinistra sentirete di più la vostra voce, se invece girate a destra sentirete di più l'audio proveniente dal computer, quindi ad esempio una musica di sottofondo. Il tasto invece sotto vi permette semplicemente di regolare il volume che sentite in generale nelle vostre cuffie, quindi a sinistra si sentirà pianissimo, a destra si sentirà fortissimo. Ad esempio, se voi dovete effettuare un doppiaggio e volete una musica di sottofondo, cosa fate? Vi collegate con le cuffie qua, fate partire ad esempio su Final Cut, come faccio io, il sottofondo musicale o comunque la traccia audio del computer,
E quando parlate, mentre state registrando su Final Cut ad esempio, potete sentire sia in uscita la musichetta di Final Cut del vostro video e sia la vostra voce in tempo reale parlata. E ovviamente poi sul programma di registrazione voi sentirete soltanto la vostra voce, quindi viene una cosa veramente interessante, senza dover quindi attaccare le cuffie al computer, stoppare. È una cosa veramente utile, questo appunto perché c'è una scheda audio integrata. Quindi regolazione tramite questi tasti, come vedete abbiamo anche, forse ve lo faccio vedere, ecco, abbiamo un LED blu in questo caso che vi indica che il microfono è acceso. Sono andato ad acquistarlo all'incirca un mesetto fa e vi porto questa recensione solo ora perché ho voluto stressarlo, testarlo un po'. Io l'ho acquistato principalmente per effettuare dei voice over, ma è anche pensato per registrare in futuro l'audio dei video per una qualità ottimale. Qua si può regolare quindi la direzionare, come anche il microfono si può direzionare. Una volta che avete direzionato, andate a stringere qua sotto, ok, e sta fermo. Qua c'è l'ingresso per attaccare il cavo USB e vi faccio anche vedere la presenza di questo tappino che era in dotazione, quindi copriva l'ingresso. Io sono già andato a montarlo. Il treppiedi, c'è chi dice ma non è molto stabile. Io sinceramente non vedo qual è il problema, nel senso, sono treppiedi, a me sembra perfettamente stabile e si può anche, svitando la rotella, inclinarlo o diciamo avere l'angolazione che più si desidera. Vi faccio vedere, giusto per completezza, all'interno della confezione cos'è ancora presente. Tra l'altro sono presenti anche dei microfoni della Rode NT USB, il modello questo qua, però non hanno ad esempio la presenza della custodia o del filtro anti pop-up, quindi state sempre attenti a quello che andate ad acquistare, ragione per cui vi lascio comunque il link in descrizione del prodotto. Allora, come vedete, la confezione presenta tutte le imbottiture, silica gel, è ben fatta, ben protetta anche da urti nel trasporto e come vedete qua non c'è altro, solo la confezione, le protezioni, ecco, in gomma piuma, e come vedete c'è la presenza di questo astuccio veramente carino di una similpelle, secondo me, Rode, e all'interno abbiamo sia l'adesivo, lo sticker of Rode, e sia il librettino di istruzioni in diverse lingue. Adesso vi vado a elencare magari brevemente le caratteristiche, comunque se volete saperne di più trovate tutto sul sito della Rode, ma anche direttamente se schiacciate qui il link in descrizione vengono riportate tutte le caratteristiche. Come vedete è anche compatibile con l'iPad Apple, non so se riuscite a leggere. Questo perché appunto se si volesse ad esempio registrare, ammettiamo, un audio mentre siete in montagna senza dovervi portare computer eccetera, voi vi portate il vostro iPad, vi attaccate con il microfono e potete fare una registrazione, diciamo, all'aperto. Le caratteristiche essenziali, qua ci sono altri dettagli, ok, questo magari per chi vuole sapere qualcosa di più. E come vedete si va a montare semplicemente, come vi dicevo, filtro previene appunto quelle lettere rumorose che potrebbero creare quella p che dà fastidio, e questo è appunto la distanza che viene consigliata di 15 cm dal microfono per una registrazione. Vi dirò di più, cambia un po' da come andate a registrare, ovvero se voi andate comunque a avvicinarvi molto al microfono avrete una voce sicuramente un po' più, come posso dire, non dico profonda, ma cambia un po' rispetto ad allontanarsi.
non in termini solo di volume, ma anche in termini di qualità. Quindi, in base a quello che dovete fare, cambierebbe anche, non so, se dovete fare magari dei doppiaggi, come nel mio caso, io preferisco stare veramente ad una distanza neanche di 10 cm, proprio per l'effetto che risulta. Mentre magari, non so, per cantare, eccetera, è consigliabile, secondo me, una distanza sui 15, come dice il manuale stesso. 520 grammi, quindi un microfono che si sente, è bello pesante. Non stiamo parlando di quei microfonini giocattolino cinesi che costano 30 euro e poi il risultato è quello che è. È un microfono comunque professionale, voglio dire. Non ai livelli di 2000 euro, però comunque per quello che dovete andare a fare, devo dire che questo qua è un compromesso veramente buono. Sono andato ad attaccare le cuffie al microfono. Adesso tra 3 secondi partirà l'audio registrato direttamente al microfono, quindi 3, 2, 1. Adesso mi sentite direttamente al microfono del il microfono Rode. Allora, mi sono dimenticato di dirvi innanzitutto che potete attaccare il microfono anche ad una normale asta di microfono, comunque anche quelle là per la scrivania. E adesso vado ad avvicinarmi al microfono, quindi mi avvicino. Siamo a circa 20 cm. Adesso mi avvicino a circa 10 cm. Come sentite? Io adesso sto sentendo comunque l'audio in anteprima, ma come voi sentite in questo momento, l'audio cambia tantissimo. Si sente la voce più profonda. Cambia 1, 2, 3. Il filtro funziona alla grande, tra l'altro se lo dovreste comprare a parte vi costerebbe anche 10 euro o più, quindi qua è già incluso. E la cosa interessante, adesso sono quasi a 5 cm dal microfono, la cosa interessante è che voi, a dipendenza della direzione in cui parlate, cambia tantissimo. Io sto registrando comunque da Final Cut in stereo e questa è la voce che viene registrata. Adesso mi sposto nel parlare un po' a sinistra. Si prova 1 2 3 1 2 3 1 2 3, prova. Adesso mi sposto un po' a destra, sto parlando, mi sto spostando a destra del microfono, come sentite, e adesso mi sposto anche in alto, sto parlando dall'alto, quindi come potete sentire cambia tutto. Ok, adesso questo è quanto, la fase di test è questa e devo dire che usandolo in questo mese mi sono trovato veramente bene e magari non è detto che vi lascio anche un pezzettino di voice over che ho fatto, così potete un attimo capire la qualità in termini di performance. Ho voglia di quell'hamburger tanto buono e gustoso con la cipolla caramellata e la carne di manzo. Ma non ho proprio voglia di uscire. Aspetta, ma c'è Delivery, con consegna gratuita in tutto il Luganese. Ordina ora su www.delivery.ch. Non vi ho detto le dimensioni dell'articolo, ve le leggo subito. Siamo sui 6,2 x 5 x 18,4 cm e il peso, ve l'ho detto prima, era sui 520 grammi. Prodotto veramente interessante, spero che lo troviate anche voi in offerta, in promozione, come ho fatto io. Vi lascio quindi il link qui sotto, ricordatevi di iscrivervi, se avete qualsiasi domanda non esitate a pormela, ci vediamo alla prossima review.